San Giovanni, chi è il fidanzato di Giulia Stabile, carriera, canzoni, amici, biografia, foto e Instagram. Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 con Verissimo. Il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffannin. Oltre ad Alice Campello che racconterà il momento del parto, sua figlia Bella è nata poche settimane fa. In studio ci sarà anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici e ballerino che si lascerà andare in una lunga intervista. E parlerà anche dell'amore che prova per San Giovanni, cantante conosciuto nel talent. San Giovanni, all'anagrafe Damian Giovanni Pietro, è un giovane cantante nato a Vicenza il 9 gennaio del 2003 ed è cresciuto a Grmolo delle Abbadesse. È il terzo figlio di Pierluigi e Lida, ha frequentato il liceo scientifico Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza. Lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici, talent show di Mara De Filippi. Si fa chiamare San Giovanni perché gli è sempre stato detto da tutti che non ha la faccia da santo. San Giovanni si è avvicinato al mondo della musica quando a soli 16 anni ha iniziato a scrivere i primi brani. Ha pubblicato i primi tre singoli, Paranoia, Non più e Gucci Bag, nel corso del 2020 per l'etichetta discografica Sugar. Poi si è fatto conoscere con la sua partecipazione ad Amici, dove è arrivato fino alla finale con la fidanzata Giulia Stabile. Durante la partecipazione al talent, il giovane ha pubblicato i singoli Lady, Tutta la notte. Ipe, che hanno scalato la classifica italiana. Nel 2021, invece, è uscito per Sugar Music il primo EP omonimo del cantante, che è entrato in vetta alla classifica degli album. Il brano Malibu, che ha fatto ballare e divertire tutti. Secondo la Fini è stato quello più ascoltato in Italia sia su Spotify che su Apple Music. Successivamente ha pubblicato i singoli Raggi Gamma e Perso nel buio, questo in collaborazione con l'amica Madame. Il cantante, poi, ha promosso la sua musica attraverso il San Giovanni Live Tour e i Seat Music Awards, ha ottenuto 4 premi per i successi ottenuti nel corso dell'anno. Il 3 dicembre del 2021 è stata annunciata al TG1 la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Farfalle, uno dei più ascoltati in radio. San Giovanni si è piazzato al quinto posto nella classifica finale. Il singolo successivo a Farfalle è Ce lo dammi la luna, che è uscito nel marzo 2022 per anticipare il primo album in studio Cadere volare. Ma non solo. Recentemente San Giovanni è anche comparso con la canzone Dance Floor nell'album del cantante della Dark Polo Gang, Wayne Santana, e ha collaborato al singolo Tilt con Mekane Coco. Ma veniamo alla vita privata. San Giovanni ha trovato l'amore nella scuola di Amici. Ha conosciuto e si è innamorato della ballerina Giulia Stabile, che ha vinto il programma. In passato è stato fidanzato con una ragazza di nome Margherita, relazione giunta a capolinea durante le festività natalizie del 2020. San Giovanni ha raccontato di aver sofferto per tanti anni di ansia e di essere stato vittima di episodi di bullismo da parte dei compagni di classe e dei professori. È molto amico di Madame, anche lei nota cantautrice, i due si sono conosciuti al liceo Vicenza. San Giovanni è molto seguito su Instagram. Ecco il suo account ufficiale, @sangiovanni. Arnasta curacheta, so admire nave spaziale de pe Andromeda, asta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude, tu mere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite, cum rup capete, lumea de din cap rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vestu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia para.